ragazzi, ciao a tutti le nicchie, bentornati qui nella versione pre-alpha di Pure Farming 2018. Ragazzi, vi avevo chiesto quale altra mappa devo provare. Mi avete detto in molti prova la mappa americana. E così sia ragazzi, proviamo la mappa americana. Alcuni di voi ragazzi mi hanno detto: Nicche, fai una serie su questo gioco. Ragazzi, non è possibile fare una serie su questo gioco perché non è il gioco completo. Posso provare quattro scenari, non ci stanno salvataggi, non c'è un menu. Cioè, è giusto per provare queste quattro cosette. Purtroppo ragazzi, non si può proprio fare una serie attualmente su questo gioco, perché il gioco ancora deve uscire in versione completa, raga, uscirà tra circa 5 mesi. Ma comunque ragazzi, eccoci qua nella mappa americana. Allora, premi V. Tiro fuori il tablet e più o meno è lo stesso messaggio della volta scorsa, solo che questa volta cambia qualche cosa. Devi trebbiare 3200 kg di grano e lo devi consegnare al silo. Va bene, nulla di più semplice, diciamo, no? Allora, eccoci qua nella mappa americana. Difatti, come possiamo notare, c'è la bandiera americana. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Gli oggetti cadono? No, gli oggetti sono statici. Vediamo. La porta si apre però, ragazzi. La porta si apre. Possiamo esplorare gli interni. Possiamo dare un'occhiata all'interno. Ovviamente purtroppo non posso sedermi perché devo lavorare oggi. Raga, oggi devo lavorare. Non c'è tempo per sedersi. Però è carino, dai, possiamo... Penso che questa è casa nostra, altrimenti non si apriva, no? Difatti, dice, oh, torno al lavoro. La porta si apre e mi dice, oh, che sta a fa qua? Vai a lavorare. Poi, cosa abbiamo qui, ragazzi? Una bombola del gas. Cosa ci fa qui sta bombola del gas? Guardate un po', cosa vi ricorda questo, raga? Wow, posso lavare la bombola... Scusate un attimo. Posso lavare la bombola del gas. Gli do una bella lavata alla bombola, raga. Ok, figo, vediamo cos'altro ci sta in giro. Beh, naturalmente, ragazzi, diamo anche un'occhiata alla nostra mietitrebbia. Guardate qui, che bei dettagli, ragazzi. Dettagli bellissimi. La faccio un po' vedere, naturalmente, anche da vicino, se mi riesce. Ma più vicino di così non posso. Non mi fa avvicinare più vicino di così. Guardate il tubo, raga. Un tubo. Apro tubo, compa. Apro tubo. Guardate che bello. Dice non metterci la mano. No, non ci penso proprio. Bellissimo, raga. Bello questo mezzo. Diamo ancora un'occhiata in giro prima di provare a trebbiare, perché naturalmente voglio esplorare un po' questo piccolo pezzetto di mappa. Ci stanno bombole del gas buttate in giro. Ma vabbè. Vediamo un po', ragazzi, cosa ci sta da questa parte. Cosa sono? Le galline? Ci stanno le galline qua, raga. Ma sembrano imbalsamate o mi sbaglio? Ah no, si muovono. Beh, alcune stanno ferme. No, no, si muovono. Si muovono. Ci stanno anche i pulcini, raga. Manca il gallo, però, eh. Manca il gallo. Aspetta. Mi stava a dire delle informazioni, ma appaiono e scompaiono. Purtroppo non si può entrare dentro. Peccato. Era bello entrare dentro a guardare le mie galline. Diamo un'occhiata, raga. Vediamo cos'altro ci sta in giro. Oh, vedo un trattore. Però non si può saltare. È un peccato che non si può saltare. Becco un ostacolo così e lo devo aggirare per forza. Oh, le mucche, raga. Ci stanno anche le piccole mucche. Guardate che carine. Bello. Belle. Però tutte dello stesso colore per il momento. Cioè tutte quasi uguali. Bello, bello. Qui ovviamente dove poi salta fuori il concime solido.
Qua il concime liquido. Qua dentro è dove poi bisogna scaricare il cibo, cosa che attualmente non possiamo fare perché questa appunto è una demo. Quindi queste cose non le posso fare, non posso dare da mangiare agli animali, cioè almeno non adesso, magari in una qualche versione futura del gioco. Altre mucche, qui è dove credo si fa la mungitura, credo, penso. E qua dentro penso va a finire il latte, credo che sia così. Va bene, allora ragazzi, qua c'è il trattore. Questo Zetor. Ben fatto, ragazzi. I mezzi sono ben curati, eh? I mezzi sono fatti bene. I mezzi sono fatti veramente bene. Ok, guardiamo la mappa. Vediamo se la mappa. No, la mappa non è uguale a quella, giustamente, perché quella è la mappa italiana, questa è la mappa americana. Nella mappa americana possiamo notare che ci stanno diversi terreni. Sono un po' piccoli, ma ce n'è tanti. E ce n'è anche qualcuno un po' più grosso di terreno. Cosa c'è seminato in questi terreni principalmente? Pear! Abbiamo le pere! Abbiamo le pere, raga! Le pere. Vari terreni. Poi, che altro ci sta in giro? Perché non mi fa guardare la zona in cui mi trovo ora? Cioè, io mi trovo in questo. No, non ci va nella zona dove mi trovo ora. Più di così non ci va. Chissà il perché. Aspetta un po', fammi riprovare. Ah, ora sì, ora ci posso andare. Boh, ok. Cosa abbiamo comunque qui nella zona esplorabile? Teleport to Shade 2. Poi che abbiamo? Niente. Ah, ecco, vediamo cosa abbiamo, raga. Vegetable and fruit storage, quindi un punto in cui conservare i vegetali. Poi abbiamo greenhouse. Greenhouse cos'è? Una serra, credo. Pannelli solari, il terreno. Poi che abbiamo? Il granaio. Poi vediamo un po' cosa abbiamo qua. Beh, le mucche, ovviamente. Qui cosa c'è? Storage per le patate. E qua la gabbia dei conigli, ci sta pure la gabbia dei conigli? Dove cavolo è la gabbia? Ah, è quella più là sotto, raga. Andiamo a guardare anche la gabbia dei conigli. Voglio vedere i conigli, raga. Dai, corri più veloce, ma quanto sei lento. Quindi oltre alle galline ci stanno pure i conigli in questa mappa. Eccoli qua. Guarda che carini! I coniglietti ci abbiamo, raga. Rabbit. Bello, quindi ci abbiamo anche da allevare. Ci abbiamo anche da allevare i conigli. Va bene, saltiamo a bordo, ragazzi, della nostra mietitrebbia e iniziamo a lavorare. Allora, devo andare a prendere la lama. Oh yeah! Peccato solo, raga, che la visuale interna è un po' troppo zoomata. Non riesco ad inquadrare, ad esempio, il volante. Cioè, è un po' troppo avanti, credo. Non riesco a guardare più in basso di così. E non più in alto di così. Comunque, agganciamo la lama, raga. Vediamo un po' come si fa. Allora, per attaccare, premi la G. Allora, schiacciamo la V così sparisce sto messaggio. Ok. Allora, finalmente, ragazzi, ho imparato i comandi e devo dire che però sono un po' complicati. Praticamente, per cominciare a lavorare, mi devo mettere qui nel terreno, devo premere 1 e poi devo premere la F. Così praticamente ho selezionato la parte frontale del macchinario. Come possiamo anche notare in basso a destra con la parte verde, se schiaccio il tasto 2, vedete che disattivo la parte frontale. Se rischiaccio il 2, seleziono la parte posteriore. Se schiaccio il tasto 1,
Ho schiacciato tab per sbaglio. Se schiaccio il tasto 1 ripasso alla parte frontale. È un po' complicato per selezionare la parte di dietro e la parte davanti. Su Farming basta continuare a premere sempre la G. Qua invece bisogna premere 1, 2, 1, 2, 2, 1. È un po' più complicato. Oltretutto, se non ho la parte frontale selezionata, non posso accendere le luci. E se ho la parte frontale selezionata, non posso passare in prima persona. Devo disattivare la parte frontale per passare in prima persona. Insomma, è un po' complicato il sistema dei comandi, devo dire. È parecchio complicato, perché se hai la parte frontale selezionata non puoi fare certe cose. Tipo, adesso che non ho nessuna parte selezionata, non posso spegnere le luci. Se voglio spegnere le luci, devo passare in parte frontale e poi posso spegnere le luci. È un po' una cosa complicata. Tipo adesso non posso neanche mettere la visuale in terza persona perché ho la parte frontale selezionata. Adesso posso. Insomma, è un po' tutto complicato. E il macchinario non funziona. La lama non rimane accesa fuori dal terreno. Difatti vedete che si è spenta in automatico. Per riaccendere la lama devo stare dentro al terreno. Quindi mi devo mettere qua. E adesso posso accendere la lama di nuovo. Comunque notate per terra il grano, la paglia. Notate per terra la paglia, ragazzi. Possiamo naturalmente anche non fare la paglia schiacciando la Q. Ecco, così paglia non ne sto a fa. Ma noi facciamola, tanto non mi cambia nulla. Ok, quindi devo raccogliere praticamente 3200 kg di grano. Al momento ho già fatto 600 kg. Ecco, è un po' una scocciatura. Vabbè, dai, devo solo premere la F ogni volta, va. Se può fa. Ok, visuale in prima persona. Se voglio accendere le luci schiaccio 1. Poi schiaccio F2. È un po' complicato. Nei comandi si sono complicati per niente, secondo me. Nei comandi si sono complicati per niente. Tutti sti gran comandi per fare una cosa dove magari ne bastava solo uno di tasto. Ok. Dai, comunque va. Carina la nostra mietitrebbia al lavoro. Peccato, non posso zoomare più indietro di così. Ok. Retromarcia. Mettiamo la prima. E continuiamo. Vediamo un po', rimane ancora il 72% del terreno. Ma, ok. Forse era meglio se facevo un primo giro a girare e poi avanti e indietro. Almeno la lama non si spegneva mai, forse. Vabbè. E ripartiamo. Facciamo ancora una volta con la visuale interna, così diamo un'occhiata. Comunque naturalmente il gioco ancora è in alfa, anzi pre-alfa, quindi è naturale che tutte quelle cose che oggi magari non ci piacciono, probabilmente da qui a 5 mesi hanno sistemato tutto, perché il gioco esce fra 5 mesi, quindi da qui a là ancora tante cose devono essere aggiunte, tante cose devono essere sistemate. Però comunque dai, stanno già a buon punto i sviluppatori, eh.
Ancora un chilo, ancora 1200 chili. E ci siamo. Poi magari ci fa provare il trattore. Ok. Ah, un'altra cosa che effettivamente mo devo guardare. Ma non c'è, al momento non credo che ci sta il, non c'è al momento la possibilità di assumere operai. Credo di no. L'unica cosa che posso fare è attivare il cruise control, ma poi devo girare comunque io. Al momento pare che non c'è la possibilità di assumere operai. Ok. Ancora 700 chili. Ok. Guardate il grano intanto che si accumula. Vediamo, il mezzo si sta sporcando. Teoricamente dovrebbe. Sì, un po' è sporco. Magari dopo proviamo a pulirlo. Ormai manca poco. Ho quasi raccolto questi 3200 chili. Ci siamo quasi. Ok. Prendi il trattore. Allora, apri un tubo. A posto. Allora, per scendere dal mezzo devo disattivare la parte frontale, se no non mi fa scendere. E mo posso scendere. Andiamo a prendere il trattore. Prendiamo il nostro Zetor. Ok. Allora, se voglio accendere le luci, devo selezionare la parte frontale col tasto 1 e poi F2. Altrimenti le luci non me le fa accendere. Ok. Allora, qual è il tasto? La T. Bene. Andiamo a scaricare la nostra mietitrebbia. Allora, ci dice anche come dobbiamo metterci. Oh, interessante però, guardate. La finestrella a destra ci indica... Cioè, se stiamo a fare un buon lavoro, insomma, no? Se abbiamo coltivato come si deve, se abbiamo fertilizzato bene, se abbiamo irrigato bene, eccetera, eccetera. È una cosa parecchio interessante questa. Aia, è andato un po' a sbattere, eh? Allora, mi metto qua. Ok, non scarica in automatico. Quindi vediamo, devo scendere forse e risalire. Proviamo a salire dentro al mezzo. Eccolo lì, sta scaricando, raga. Ok. Sta scaricando tutto il grano. Oh, posso scendere, va bene. No, ma non sta scaricando più. Non sta scaricando, che sta facendo, mo? Ah, ok, se scendo non scarica. Va bene. Beh, allora aspetta, voglio provare a pulire comunque la mietitrebbia, eh. Prima di scaricare voglio pulire la trebbia. Allora, seleziono la parte frontale, chiudo il tubo, disattivo la parte frontale, entro dentro. D'altronde vedete che il vetro è tutto sporco. Dove stava il coso lì per pulire? Sempre se ci entra dentro, Era qui per pulire, no? Magari proviamo al contrario.
Aia, sono andato a sbattere. Oh, certo che quella bombola di gas messa lì mi preoccupa, no? Cioè, metti che ci sbatto contro, non è una bella cosa. Quella bombola del gas lì non dovrebbe starci. Si trova in un punto un po' brutto. Ok. Non mi fa scendere? Non c'è spazio. Aspetta. No, non c'è spazio qua per scendere. Come faccio? Oh, ce l'ho fatta. Va bene. K. Yeah! Laviamo il nostro mezzo. Ok, mi dice anche che ho pulito. Mi dice quando ho finito di pulire. Vabbè, scusa, se voglio continuare, che ti fai, problemi? Ok, va bene così. Dov'è? Ok. Vabbè, allora, la mititrebbia non serve più. Dovrei solo spegnere le luci mentre che si scarica la batteria. Allora, spegniamo le luci e scendiamo. Va bene, la mititrebbia la posso lasciare qua. Facciamo tab. Ok. Allora, il granaio teoricamente è qua dentro. Si apre. Ok, posso scaricare pure al contrario, no? Piano. Allora, devo selezionare la parte posteriore e poi drop. E scarichiamo, raga. Ok, ho completato anche questo scenario. Ragazzi, questo scenario si conclude qua. Difatti mo il gioco esce da solo. Rimangono due scenari, ragazzi. Cosa volete che provo nel prossimo gameplay? Colombia o Giappone? Spolliciate, raga. Ok, il gameplay naturalmente finisce qua perché non c'è altro che posso fare. Mi raccomando quindi, ragazzi, come sempre, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel mi piace. Ci becchiamo presto, ragazzi. Ciao, alla prossima.